Bentornati nel cuore dei giorni, una giornata particolare, il tema della puntata di oggi, e siamo a quel 10 giugno del 1981 quando un bambino di 6 anni, Alfredino Rampi, finisce in un pozzo a Vermicino. Il nostro racconto ci ha portato già alla mezzanotte del sabato, siamo al 13 di giugno, sono 53 ore dall'inizio del dramma ed è a questo punto che entra in scena Angelo Licheri. Angelo questa mattina è qui con noi e a lui voglio subito chiedere: è vero Angelo che quella sera, mentre l'Italia era davanti alla TV, tua moglie spense il televisore, non voleva che tu vedessi il televisore, perché? Anzitutto buongiorno a tutti. E mia moglie, conoscendomi, la mia prima moglie, conoscendomi, sapeva più o meno che tipo sono, insomma. E allora lo ero ancora di più, un tipo molto, molto dinamico, molto sensibile, e allora cercava un attimo di abbindolarmi con qualcosa, tipo anche comprandomi una maglietta per cercare un po' di distrarmi. Ma io ho sentito poi questa cosa il pomeriggio dopo il lavoro, l'ultimo giorno, ossia il terzo giorno, ho sentito questo bisogno, questa necessità di lasciare tutto. Anche non pensare che avevo già dei bambini, non pensare che avevo una moglie, ma pensare solamente a un bambino che in quel momento aveva soprattutto bisogno di me. E così dici a tua moglie che vai a comprare le sigarette e invece te ne vai a Vermicino. Non potevo dire altrimenti, altrimenti avrebbe sospettato magari di qualcosa. Dico vado a comprare le sigarette perché le ho finite. Un fumatore come me non le finisce così presto, però in quel momento erano finite e dovevo ricomprarle. Quando arrivi a Vermicino, Angelo, tutt'attorno i soccorritori le stavano provando tutte, finché proprio per la tua statura, il fatto che sei magrolino, minuto, ti offri, dici vado io lì sotto, in quel pozzo. Come ci sei entrato? A testa in giù o di piedi? Sì, a testa in giù, non poteva essere altrimenti. A testa in giù, legato per i piedi, in modo che con le mani poi potessi lavorare per appunto tirarlo su. Sì, comunque ho avuto molte difficoltà, molti problemi anche per arrivare lì a Vermicino, perché sono stato bloccato e prima con la macchina e dopo anche a piedi, dopo aver percorso 2 chilometri o 3. Ma una volta nel pozzo, com'era lì sotto, Angelo? Lì sotto era molto buio, solamente illuminato da una luce fiocca, un lumicino si può dire, una torcia che avevo sistemata e legata da qualche parte qui dall'imbragatura. Lunga quella discesa, arrivare fino giù? Molto lunga, ma poi non vedevo mai la fine, appunto perché era una cosa immensa, ma prima di andare giù e magari buttarmi giù a corpo fitto dovevo andare gradatamente per... Io ho molta paura dei serpenti, questa è la verità, dei serpenti e dei ragni. Certo. Ho molta paura, allora avevo anche paura in quel momento di poter incontrare magari, poi ho pensato un attimo, ma a questa profondità un serpente, una biscia, qualcosa non... E quella era la mia paura, ma poi tranquillamente... Lo vide Alfredino una volta sceso nel pozzo? Riuscì a vederlo? Certamente riuscì a vederlo, ma non solo. A pulire prima di tutto la bocca con questo dito, pulire la bocca e levare un bel po' di fango, sicuramente anche da me causato nell'ascesa. E poi ho liberato le braccia, le due braccine, che uno, il sinistro, si trovava dietro il ginocchio. E le due ginocchia erano piegate all'altezza del petto e l'altro braccino, quello destro, era dietro il sederino, dietro la schiena, sotto il sederino, diciamo. E lì ho avuto molto da fare per poter liberare appunto queste braccine, per metterle in posizione da poterlo poi sollevare. Mentre compiva questi gesti, Alfredino le parlava, che cosa le diceva? Ero io che parlavo lui, cercavo di parlargli e promettergli tante belle cose che avrei sicuramente mantenuto, ma
lui non ebbe un attimo un momento di rispondermi, perché era ormai impegnato con un rantolio così. Ma mi accorgevo però che quanto dicevo captava, perché quando smettevo di parlare per qualche attimo lui aumentava questo rantolio, cioè lì mi ha fatto capire che dovevo continuare, perché lui mi ascoltava e intanto continuavo anche a liberare, a imbragarlo per poi poterlo tirar su. Quante volte avete tentato di imbracarlo? Perché poi ogni tentativo diventava sempre più difficile, perché c'era del fango. Per quante volte avete tentato? Allora, di imbracarlo proprio con la cinghia di cui avevo in dotazione, proprio con la cinghia, ho provato 2 o 3 volte, però in totale 6 o 7 volte, perché poi dopo la cinghia che mi si era sganciata e poi l'altra volta si era sfilata dalle braccia, nonostante abbia fatto un buon lavoro, perché il fango era talmente tanto, ma anche viscido. E poi ho provato a prenderlo da sotto le ascelle, dopo aver liberato le due braccine che gli ho messo in posizione praticamente sopra le ginocchia, liberato le braccine, e dopo ancora preso prima all'altezza qui del sotto... Dell'ascella, delle braccia. Ecco, non mi veniva la parola, dell'ascella. Poi l'ho ripreso all'altezza del gomito e poi ancora all'altezza del polso. Tant'è vero che il polso sinistro glielo... Si era slogato. Gliel'ho strappato, gliel'ho slogato e ho sentito proprio il track. E lui ha fatto anche un altro momento appunto di lamento. È vero che hai cercato di afferrarlo anche per la canottiera? Certamente, quello è stato proprio l'ultimo tentativo che ho potuto fare, perché dopo averle studiate tutte e dico no, rimane solamente questa, speriamo che resti, che regga. Angelo, ho provato, ma ha cominciato a cedere e anche lì ho dovuto lasciare la presa. Angelo, lei è stato lì in quel pozzo, doveva starci soltanto 20 minuti, 25 minuti, in realtà ne ha passati forse più di 40. 46 con l'esattezza, io non potevo selezionare il tempo, perché non certo. Era il momento a cui pensare a questo. Che cosa ha provato in quei minuti faccia a faccia col piccolo Alfredino? Ho provato un senso di ottimismo, perché per me la cosa importante era riuscire ad arrivare lì sotto, perché complicatissimo, in quanto il buco lì alla fine era ormai di 28 centimetri, non era più un buco come al di sopra, magari da 35 o 30 o magari qualcosa di più, proprio all'inizio. Lì sotto ormai era già, si ristringeva e finiva con 28 centimetri, praticamente un piatto, non avendo nessuna possibilità di movimento, perché dovevo, essendo pressato con le braccia contro il muro, contro la parete e contro la testa, dovevo solamente lavorare in verticale in questo modo. Con le mani. E solo andare su e giù, tira molla, lavorando in centimetri per adeguare un po' l'altezza a seconda del lavoro in cui dovevo fare. Quell'ottimismo istante dopo istante però si va spegnendo, proprio per questa difficoltà e perché il tempo che passa non le consente di restare troppo a lungo lì sotto. Io voglio arrivare a quell'istante, Angelo, sul quale noi vogliamo particolarmente soffermarci, l'ultimo istante in cui, prima di risalire, lei ha dato con le dita quasi un bacio ad Alfredino, ed è stato l'ultimo contatto. Sì, esatto. Con una persona viva. L'ultimo contatto, quando ho visto che ormai dovevo arrendermi, ormai la sconfitta era sicura, era già presa la sconfitta, allora non mi rimaneva che appunto mandargli un bacino, salutarlo e sperando che qualcun altro avesse tentato, riuscisse magari ad arrivare giù. Tant'è vero che quando uscì dal pozzo rimase lì una mezz'oretta più o meno per vedere se qualcuno magari si facesse avanti, per poter dare delle indicazioni come fare per tirarlo su questa volta, non solo per andare a vedere come non fare. Quando risalì Angelo da quel pozzo, come stava? Fisicamente era molto provato. Stavo molto male, distrutto per due motivi. Primo, per la sconfitta
e bisogna anche saper perdere, e lì ho preso una sconfitta anche non meritata. Ecco, anche se fossi veramente in primi momenti ottimista, dico no, sono arrivato fin qui, ce la devo fare, ma non ho visto bene le complicazioni che piano piano venivano fuori. Ecco, e appena uscito, no, sono rimasto lì, ho chiesto una coperta, perché giù nel pozzo era caldissimo, a parte che anche fuori, perché era un mese di giugno, veramente caldo, caldo veramente. E forse un'estate prematura, e niente, io ho chiesto una coperta perché tremavo letteralmente dal freddo. Che cosa disse alla mamma, a Franca? Franca mi venne vicino e mi mise le mani appunto sulle guance e chiede: ma mi dica, il mio bambino come sta? C'è possibilità? Dico, il suo bambino ancora è vivo, insomma, ecco, però non vorrei essere pessimista, ma non so ancora per quanto ne avrà, comunque roba di poco, insomma, ecco. È vero che chiese scusa a mamma Franca perché non ce l'aveva fatta, le disse: le chiedo scusa, perché lei voleva farcela. Sì, ma chiedo scusa è un gesto carino, perché io sono andato con tutte le mie buone intenzioni, purtroppo non riuscendo, appunto, anche non perché dipendeva da me, e ho dovuto chiedere scusa se non ce l'ho fatta, perché purtroppo ho fallito, questo è il discorso. Oggi siete amici con mamma Franca ancora? Moltissimo, moltissimo. Ma lei è sempre la prima che io mi vergogno anche tante volte. Allora, quando capita, per esempio, o Natale o Capodanno, devo chiamare o una settimana prima o due per fare gli auguri, per fare... come faccio anche con questo signore. Con questo signore qua. Anche questo signore, sì. Massimo. Se non arrivo prima io, loro mi precedono. Ecco. E se no pari, uno dice: ma... Massimo, vai? L'allora conduttore del TG2, Sant'Almassi, sì, chiudendo la diretta, disse: volevamo vedere un fatto di vita, abbiamo visto un fatto di morte. Che cosa ci dovremmo ricordare? Quella domanda oggi io la giro a te. Lui lì, con queste poche parole, ha sintetizzato quello che è stato quella vicenda, appunto, come dicevo prima, il racconto di una storia che doveva finire bene, che invece è finita in tragedia, e ha anticipato quello che poi sarebbe diventato, diciamo, per tutto il mondo della televisione, Vermicino, no? Che è diventato il simbolo della cosiddetta TV del dolore, per banalizzare un po', ma insomma il simbolo di tutto quello della morte in diretta, di tutto quello che non vorremmo mai vedere in televisione, che poi tante volte abbiamo visto, forse anche per volontà di chi ha voluto farcelo vedere, mentre quella di Vermicino, questo vorrei specificarlo, è stata sì la morte in diretta, una TV del dolore, della tragedia, ma vissuta in maniera assolutamente inconsapevole da parte di chi lo faceva, ecco, non c'era quella volontà di sfruttare il dolore che poi è diventata invece parte della televisione successiva. Mamma Franca, come è comprensibile, oggi si sottrae al pasto delle televisioni. Voi però siete amici. Come sta? E soprattutto, che cosa vorrebbe che questa vicenda insegni all'Italia di oggi? Ma io la famiglia Rampi credo che abbia giustamente voluto sottrarsi, sono tantissimi anni che si vuole sottrarre diciamo, agli sguardi indiscreti delle telecamere, preferisce che di questa storia non se ne parli molto, proprio per quello che poi ha rappresentato, ecco, nell'ambito televisivo. Io credo che la madre di Alfredino abbia immediatamente dopo la fine di questa tragedia ha trovato la strada per uscirne. Lei ha rischiato anche di impazzire nei giorni successivi, certo. Perché insomma immaginiamoci che dolore può essere stato per una madre vedere il proprio figlio morire in quel modo, no? Lei ha fondato poco dopo la tragedia di Alfredino questo centro Alfredino Rampi, che è un centro per la protezione civile, che è vivo tuttora, che lavora tuttora insieme alla protezione civile, che è stato il suo modo per diciamo esorcizzare questa tremenda tragedia, questo dolore, e quindi dedicarsi alla, diciamo, l'educazione, soprattutto per i ragazzi, per i giovani, per i bambini, alla protezione civile, affinché tragedie come questa non si ripetano più. Io stringo tra le mani il lavoro di Massimo Gamba, doviziosissimo, di particolare la vicenda raccontata in Vermicino, l'Italia nel pozzo. Fa malissimo leggerlo, perché è una vicenda che ha scosso l'Italia, ma aiuta a far luce anche su questa storia. Ma voglio tornare da Angelo, perché Angelo, che è stato Angelo di nome e di fatto per Alfredino fino all'ultimo, oggi
lui che ha rappresentato l'Italia buona, l'Italia che vuole aiutare chi è più in difficoltà, oggi Angelo ha bisogno di aiuto. Lo prendiamo dal sito l'angelodialfredo.it, chiedo una mano ai ragazzi del web a inquadrarlo, perché è stato anche prodotto un docufilm su Angelo dalla Quadra Film. Angelo, c'è bisogno di darti una mano, è vero, adesso sei tu che hai bisogno di una mano dall'Italia. Dunque, parliamo chiaro, non mi sono mai appellato a nessuno per poter avere qualcosa, perché ho sempre lavorato e non avevo bisogno di nulla. Per fare questo intervento su Vermicino l'ho fatto non per avere in cambio qualcosa, perché mi vergognerei solo, ecco. E purtroppo però ora, ecco, il timpano non c'è e perciò non sento, da questa parte sento poco. E allora il capogiro c'è, gli occhi non vedo perché sono almeno 75-80% in meno, ossia per via del diabete non riesco manco a leggere con gli occhiali da vista. Non c'è occhiale da vista che possa che ti aiuti. Adeguare sì a questa vista. E niente, in più, ecco, la gamba non c'è più. E allora, Angelo, noi questo appello lo facciamo molto volentieri. Grazie. E con tanto affetto. Avete già visto il sito l'angelodialfredo.it su cui sostenere il volto di questo angelo che è stato l'angelo custode per il piccolo Alfredo nell'istante fatale della sua vita. Grazie Angelo per essere stato con noi e grazie anche al collega Massimo per averci raccontato questa storia tutta italiana.